Allora, Ernesto Nassi, eccolo qua. Allora, perché siete qui, voi dell'AMPI? Allora, brevemente però, perché stiamo sforando nei tempi, ci sono tante cose da dire. Ho visto che prendeva il libro. Stavo dicendo, io voglio ricordare che i partigiani, quando prendevano le città occupate e le liberavano, la prima cosa che facevano, facevano un giornale, perché riportavano la democrazia tra la gente, riportavano la libertà, e la gente doveva essere informata di quello che stava succedendo nel nostro paese. E io credo che allora, ecco perché l'AMPI oggi è piccola gente che va a far sentire la propria voce. Noi, i nostri partigiani, hanno combattuto perché l'Italia fosse un paese libero e democratico, e questo paese oggi tutto è meno che libero e democratico. E che cosa significano le leggi per alcune persone? Che cosa significano gli attacchi al mondo del lavoro? Che cosa significa equiparare i repubblichini di Salò ai partigiani? Che significa? Significa che è un paese che sta andando alla deriva democratica, e noi questo non lo permetteremo, perché i nostri partigiani hanno combattuto per la libertà e noi vogliamo che questo venga. Guardate, noi abbiamo un'arma formidabile, è questa, lo stare insieme, tutte le persone che credono nei valori della democrazia. E allora io dico, da oggi tutte le strade d'Italia devono sentire una canzone, ma una canzone che è sinonimo di libertà, democrazia. Bella, ciao, dobbiamo cantarla. Chi sente deve capire che è la gente che rifiuta questa libertà assurda che ci viene data.